Mario Cipollini, campionissimo di sempre, un buono. Fisico della Madonna. No. Io prima di tutto gli volevo chiedere come si fa a mantenere un fisico, una prestanza quando si supera i 40 anni, bisogna fare un'attività in palestra, bisogna uscire all'aria aperta, pedalare, fare cose, attività outdoor. Bisogna fare quello che si sente di fare. Io pedalo, mi alleno in palestra, amo sciare, gioco a tennis, le faccio un po' tutte e credo che a parte questa è comunque bello pedalare. Qui siamo in un ambiente ciclistico, ospiti di Francesco, per cui si parla assolutamente di ciclismo, anche se io e lui d'inverno sciamo tantissimo insieme. Che è un'altra disciplina, ecco. Che comunque ha questa latitudine, ha a che vedere col ciclismo. Una domanda banale, il ciclismo d'epoca, noi diciamo, siamo legati al Giro d'Italia d'epoca, quindi... Noi siamo ciclisti d'epoca, no? No, te sono Tour de France, faccio parte... No, te non sembri un ciclista, faccio parte di questi qua, ho superato 50, per cui mi sento con loro. Ecco, secondo te il vintage, cioè è un discorso di moda, eccetera, oppure si riscopre veramente il ciclismo di altri tempi perché ha valori diversi da quello attuale? Allora, sono un costruttore di bici, per cui naturalmente l'evoluzione della tecnologia, l'evoluzione dell'oggetto bicicletta è completamente diverso da quello delle biciclette che pedalavamo. Siamo proiettati verso materiali completamente diversi. Sono andato a ricercare una vecchia bicicletta che usavo da dilettante per poter partecipare domani a questa gara. Allora, mettere i due oggetti a confronto è praticamente improponibile, anche se hanno lo stesso nome, sono due biciclette, ma sono completamente differenti. Naturalmente l'evoluzione ci porta a migliorare anche la performance, la leggerezza, la rigidità, la scorrevolezza, l'aerodinamica, la tecnologia, l'elettronica che c'è addirittura sulla bici, andando a ricercare invece i cavi, l'acciaio, tutte le vesti, i fili fuori, i pedali con i cinghietti, sono situazioni completamente diverse, però per noi ciclisti sono piacevoli, perché per quello che in alcuni casi può capitare, come nel mio caso ritirando e rivedendo questa bicicletta, mi ha riportato quando nell'87 con una bicicletta d'acciaio andavo a affrontare una stagione importantissima come quella dei dilettanti, con tantissime aspettative, con tantissime speranze, e per cui anche attraverso quella ho costruito e abbiamo costruito quelle che sono oggi. Per cui è bello, credo, anche ritrovare naturalmente il passato e da dove partiamo poi che ci fa capire dove possiamo andare, no? E per cui vedere una bicicletta che pesa 10 kg e vedere una bicicletta che ne pesa 6, le prendi, sono due oggetti completamente diversi, ma credo siano straordinarie tutte e due. Ma invece dimmi, l'aspetto umano secondo te com'è cambiato? Tu hai vissuto il progresso accelerato della tecnologia anche sui materiali, eccetera, però sai, conosci il passato, conosci i campioni del passato. Secondo te l'aspetto umano, l'approccio alla bicicletta è cambiato in questi ultimi 20 anni o no? Ma guarda, c'è una base che è la fatica e il continuo spostare quel limite che è il tuo limite per poter raggiungere obiettivi personali, che siano il Tour de France, come può essere scalare, che ne so, il Pordoi per un amatore, ognuno ha la sua come obiettivo. E il ciclismo ti dà la possibilità di sviluppare e divertirti emozioni con tantissimi mezzi. Ora vediamo che la mountain bike, il gravel, il fixie, il ciclismo sta diventando trasversalmente e in qualche modo appassiona tante piccole branchie di persone che hanno attitudini diverse. Naturalmente io non andrei in giro con una bicicletta con rapporto fisso, un fixie, e probabilmente non mi accattiva pensare di fare un giro con una gravel, e forse farò domani e chissà quante altra volta con la bicicletta di 30 anni fa, credo che da domani ritorno a pedalare sulla mia. Però questa trasversalità del mezzo ci fa capire che la bicicletta è comunque qualcosa di straordinario e che ti porta a vivere un'emozione personale, prima di tutto la libertà. E poi dietro credo che in qualche modo subentrano tanti altri piccoli aspetti che ogni personalità va a goderne sfruttando questo mezzo. La bici credo che ti possa
regalare, ripeto, tantissime emozioni, è una libertà totale. Credo che il gesto tecnico del pedalare sia talmente istintivo che tu non devi pensare a cosa stai facendo, come può essere nel tennis, come può essere nello sci e in tante altre discipline. Tu, la tua mente vola, va, se ne va e puoi continuare a fare quello che è il gesto atletico. In mezzo alla natura, facendo fatica, decidi tu quanta fatica vuoi fare, credo che poi si libera la mente, riesci a trovare anche delle soluzioni personali e ti fa pensare in modo totalmente diverso da quando sei seduto su una macchina nel traffico o quando sei in compagnia di altre persone in altre situazioni. Grazie Mario per questo excursus sulla bici, è stato un piacere. Grazie a te.